Abbiamo voluto approvare comunque le linee guida per l'apertura delle piste di sci, lo ha annunciato stamane nel consueto punto stampa di Marghera il presidente del Veneto Luca Zaia, parlando del confronto avuto in giornata con i governatori su questo tema. Non vuol dire che abbiamo segnato un gol, spiega ancora Zaia, diciamo che in via preventiva troviamo assurdo non preparare a magazzino le linee guida perché semmai decidessero di aprire, noi comunque le abbiamo fatte. Intanto è sempre più palpabile l'attesa e la trepidazione di tutta l'industria dello sci in vista della prossima stagione invernale 2020-2021. Le linee guida approvate dalle regioni, redatte in sinergia con ANEF Nazionale e Federfuni, passeranno adesso al vaglio al termine dell'attuale DPCM in scadenza il 3 dicembre del Comitato Tecnico e Scientifico. Portare in cassaforte le linee guida per l'eventuale partenza e apertura della stagione invernale è un atto dovuto che spettava comunque la conferenza delle regioni svilupparla, penso che adesso verrà valutata dal Comitato Tecnico Scientifico e dopodiché attenderemo eventualmente l'apertura. Le linee guida riviste alla luce dell'andamento della curva del contagio, secondo quanto riferito da ANEF Veneto, riguardano vari aspetti, il tema del contingentamento per gli sciatori, la portata delimitata sugli impianti chiusi, la gestione delle code, la sanificazione, ma anche le regole per l'accesso agli impianti. Noi siamo consapevoli che anche il nostro settore, come tanti altri settori, sono legati alla curva epidemiologica, quindi noi ci attendiamo prima di tutto che la situazione sanitaria diventi più tranquilla e che si possa veramente partire con delle linee guida, ma anche con una certa tranquillità. Questo ne va per noi operatori, ma va anche per gli sciatori e i turisti che verranno nelle nostre montagne durante la stagione invernale. Sicuramente siamo consapevoli che noi siamo uno, forse il primo anello di una filiera molto importante che sviluppa sul nostro territorio centinaia di milioni di fatturato, parlo del territorio bellunese. L'auspicio per gli operatori è quello di poter partire per le vacanze natalizie.